purtroppo quando giochi così bene contro una squadra così forte nel loro stadio, bisogna andare in vantaggio. Purtroppo ci è mancato anche questa volta questo, perché abbiamo creato tanto, abbiamo giocato bene e purtroppo l'avete vista anche voi, al di là delle due o quattro occasioni, penso proprio visibili, clamorose, ma ci sono stati tanti presupposti dove noi bisogna far meglio. Mete era studiata quella situazione che arrivava, che potesse arrivare a puntare la linea difensiva quando ha tirato di sinistro. Se voi guardate c'era Insaldi e questa è una manovra nostra. Preparata, bisognava essere più tranquilli, più lucidi nelle ultime decisioni, come ci capita spesso. Peccato perché secondo me, se poi andiamo a vedere il secondo tempo, io guardavo, sono sicuro perché guardavo per fare i primi cambi, era il 12esimo, il 13esimo, anche il secondo tempo, si è schiacciato il Milan, si è fatto tanti presupposti, l'occasione di Iago che se la stoppa. E quella di Andrea, altre due o tre, abbiamo tambureggiato e abbiamo tenuto il Milan fino al 15esimo, 12esimo, sempre nella propria metà campo. Probabilmente quando loro ci hanno fatto quei due contropiedi ci hanno fatto paura perché abbiamo sbagliato le coperture preventive per la troppa voglia di schiacciarli là e ci siamo un po' impauriti e gli ultimi 20 minuti siamo calati e ci siamo abbassati troppi, un po' per stanchezza. Peccato, e magari nel finale in queste partite ci sta che puoi perdere, come poteva succedere, insomma. È un peccato, oggi secondo me l'avevamo preparata bene, i ragazzi l'hanno capita, l'hanno fatta, interpretata benissimo. E io sono convinto avessimo fatto uno o due gol come meritavamo il primo tempo, la portavamo via, ero convinto che si potesse vincere, ti dico la verità, e sono un po' rammaricato. Poi è chiaro, comunque un punto contro un Milan che recupera Higuaín, che a tutti i giocatori importanti, soprattutto dal centrocampo in su, ce l'aveva più o meno tutti quelli che di solito giocano. È anche una bella iniezione di fiducia, di autostima per il futuro. Questo sì, chiaro, la prestazione rimane. Buttiamo via un po' troppi punti quest'anno, perché molte volte le prestazioni sono superiori a poi ai punti che abbiamo raccolto, tipo a Udine con la Fiorentina. Ce n'è anche a Cagliari, se, peccato, perché giocando così sarebbe bello raccogliere per quello che facciamo sul campo e invece per ora non ci va bene da questo punto di vista. Noi dobbiamo pensare a noi dobbiamo fare punti. Oggi siamo un po' rammaricati perché, l'ho detto prima, la partita l'ho analizzata. Noi bisogna andare su tutti i campi a giocare come oggi e migliorare in alcune cose. Noi dobbiamo crescere, abbiamo una squadra giovane, abbiamo una squadra allestita all'inizio del campionato, siamo per dire Aina parla inglese, quell'altro francese, tutti ragazzi di 22, 21 anni, 23, e quindi noi dobbiamo continuare a pensare così, partita per partita raccogliere il massimo. Oggi si è fatta una gran bella partita, ma si poteva fare meglio, ecco. Andiamo avanti, poi alla fine si vede, si tireranno le somme. Non abbiamo questa impellenza quest'anno di dover fare e fare proclami.